Finali di Candy sono addirittura quattro, perché sono uno per l'anime in italiano, uno per l'anime originale, uno per il manga italiano e uno per il manga originale. Allora, per quanto riguarda il primo finale, quindi il finale dell'anime in italiano, cosa succede? Succede che, appunto, come ho detto, Candy scopre che Albert è questo, scopre una cosa importante, quindi scopre che Albert è questo fantomatico zio William. Vanni si ritrova sulla collina di Bob e fa un'altra scoperta, che sempre Albert era quel principe della collina, che quindi era lui, diciamo, è stato lui il primo amore di Candy. E infine succede però che mentre appunto si trova con Albert arrivano anche Archie ed Annie e le danno un giornale e lei legge sul giornale che Terence, che se n'era scappato, dopo aver lasciato Kenny se n'era scappato, se n'era andato allo sbando, è tornato diciamo a teatro e però ha lasciato Susanna e Kenny dice: "Ah, finalmente ha lasciato Susanna perché avrà capito, Susanna non avrà voluto la sua pietà, non si può stare con una persona più pietà e quindi Terence forse ti rivedrò." E la puntata finisce con la voce narrante che dice che Candy è diventata una donna, è diventata adulta, affronterà la vita con coraggio e con l'amore di Terence che la accompagnerà per tutta la vita. Allora questo è un finale, solamente il finale italiano dell'opera. Che in realtà un finale così non esiste né nel manga né nel anime, quindi la versione originale non esiste, Kenny non ci torna con Terence. E questo finale poi diciamo è aumentato, possiamo dire, anche dal fatto che nel film, uno dei film che stavano, non so quando, uno o due, sono stati fatti su Candy Candy, cioè una sorta comunque di insieme di vari spezzoni delle puntate, si vede la scena finale dove, dove Candy incontra, si incontra con Terence, quindi si abbracciano, finalmente si stringono e stanno per sempre felici insieme, felici e contenti. In realtà questo, diciamo, è un montaggio di altre scene di un'altra puntata, ma appunto è un'invenzione, possiamo dire, comunque del mercato italiano, perché Candy e Terence non staranno insieme. Si capisce, probabilmente è stato fatto perché molti spettatori sono rimasti delusi dal fatto che si fossero lasciati in questa maniera e quindi hanno voluto cercare di rabbonirli un pochettino, quindi di dargli una sorta di speranza facendogli vedere questa scena e facendo appunto dire che Candy con Terence è molto probabile che ritorneranno insieme. Finale del manga dell'anime originale vede Candy, dopo tutte le scoperte sulle vere identità di Albert, vede Candy leggere sempre questa pagina di giornale dove è scritto che Terence è tornato, non è più un disperso in pratica, però c'è anche scritto che Terence torna insieme a Susanna, quindi i due si rimettono insieme, ritornano a stare insieme. E quindi Candy non dice: "Allora finalmente Terence l'ha lasciata, potremo stare insieme probabilmente", ma pensa: "Sono contenta, meno male, stanno insieme." Questo sì, è un pensiero un pochettino poco prevedibile, nel senso che se tu ami Terence non sei contento che tornate insieme a lei, soprattutto se sai che lui non è felice. Però, vabbè, Candy è buona, quindi è buonissima, quindi fa anche questi pensieri così. E poi inoltre nella parte finale, dove c'è la voce narrante, che mentre tutti quanti stanno mangiando, bevendo allegramente, la voce narrante dice Candy è diventata adulta, affronterà la vita con coraggio, forza, determinatezza, cose del genere, adesso non ricordo bene, ma non viene assolutamente nominato Terence. Non dice appunto l'amore di Terence l'accompagnerà per tutta la vita, non esiste, per cui ecco perché l'unione, cioè un ritorno tra Candy e Terence, è solamente un'invenzione del mercato italiano. Invece adesso, ora vediamo il finale italiano del manga. Come già ho detto, Candy fa una grande scoperta, appunto, che Albert è lo zio William. Però qua c'è una differenza, in quanto è una di quelle cose che ho apprezzato più nel manga che non nell'anime, perché proprio parlando della scoperta, quindi della vera identità di Albert, o meglio delle vere identità, in quanto Albert appunto è sia lo zio William sia il principe della collina, nel manga è stato affrontato in maniera diversa e secondo me molto più emozionante. Perché mentre nell'anime Candy, quando scopre che Albert è lo zio William, ha una reazione sorpresa. Infatti inizialmente dice: "Cosa ci fai qua? Vai via, Albert, se ti vede lo zio William si potrebbe arrabbiare." Però poi possiamo dire che sì, rimane stupita quando lui dice: "No, sono io William." Rimane stupita, però non lo so,
quasi che si abitua subito, voglio dire questo, quindi solo un attimo dice, ah, davvero, sei tu, non ci credo, però si abitua abbastanza subito. Invece nel manga, quando Albert le dice, io sono lo zio William, Candy ha una serie di reazioni che vanno da perdere, diciamo, un po' noi sensi, comunque da perdere le forze, avere mancamenti, inizia a dare del tu ad Albert, del tu, inizia a dare del lei ad Albert, a chiamarla signore, e tant'è che Albert dice, Candy, ma perché mi chiami signore, mi dai del lei? Cosa sono questi formalismi quando fino a poco tempo fa mi davi del tu? Piange, lo ringrazio, dice grazie per tutto quello che hai fatto per me, perché mi hai adottata, hai cambiato la mia vita, mi hai aiutata tanto. E secondo me è una reazione molto più bella, molto più emozionante, perché sì, scusa, tu scopri che questa persona che tu conosci come amico Albert, scopri che alla fine è la stessa persona che questo fantomatico zio William, che tu hai sempre voluto conoscere, che a cui comunque sei sempre stata riconoscente. E non è che appena lui ti dice no, sono io, lo zio William, e tu, ah, sì, sono un po' sorpresa, però va bene, sì, ok, sei tu lo zio William e va bene. No, io avrei più una reazione come quella di Candy, perché più sia per la gioia di scoprire che questa persona, sia per la gioia di rivedere Albert che è sparito. Quindi avrei queste reazioni, metterei a piangere, lo ringrazierei, sarei felice, sarei commossa, emozionata, tutte queste, avrei tutto un mix di reazioni all'interno del mio cuore, ed è quello appunto che prova Candy nel manga. Poi, quando Candy si ritrova sulla collina di Pony, qua nel manga non c'è un ritorno di fiamma tra Candy e Terence, nel senso. Candy e Terence fanno strade separate, non c'è nessuna, diciamo, nessuna speranza nel manga, neanche in quello italiano, ma anzi possiamo dire che il manga va più verso un'altra via, quindi vuole quasi che Candy si unisca ad Albert, perché vediamo. Perché quando Candy si trova sulla collina di Pony, anche qui scopre che Albert è il principe della collina, però non lo scopre vedendolo arrivare, ma lo scopre sentendolo, in quanto mentre sta sulla collina sente una persona che gli dice: Ehi, ragazzina, sei più carina quando sorridi. Lei si gira, vede Albert e lo riconosce, riconosce quindi da quello che ha detto. Riconosce che lui è principe, infatti dice gli stessi capelli, gli stessi occhi azzurri, Albert, poi fa Albert, zio William è ora anche il mio principe. E il manga italiano finisce con Candy che corre verso Albert e Albert che pensa, Candy non, Albert che dice, Candy non è più tempo di lacrime, devi sorridere, ricordatene sempre Candy che devi sempre sorridere, una cosa del genere. Quindi questo è il finale del manga italiano, abbastanza, possiamo dire un finale che propende ad un'unione tra Candy ed Albert, però possiamo dire abbastanza aperto, non si sa, può essere pure che Candy va verso Albert per dire, oh Albert, appunto, amico mio, sono felice di queste cose qui, però secondo me non è proprio un finale che ti fa pensare proprio che Albert starà insieme a Candy, però secondo me è abbastanza aperto. Il finale del manga è abbastanza molto simile a quello italiano, solo che ci sono alcune differenze. Quando Candy scopre infatti che Albert è il principe della collina e gli corre incontro, Albert non dice Candy non è più tempo di piangere, dovrai sempre sorridere, però Albert dice Candy, adoro i tuoi sorrisi, non potrei mai dimenticarmene, Candy, non potrei mai dimenticarmi di te. Ed infine c'è una vignetta che non so perché, ma è stata tolta dalla versione italiana, dove vede Candy piccolina in lacrime rivolta verso il principe della collina, cioè verso Albert, che le dice sei più carina quando sorridi. E a mio parere questo è il finale più bello di tutti. Sì, non dà speranza per Candy e Terence, quindi perché Terence ne sparisce completamente dalla vita di Candy, quindi vede Candy insieme ad Albert, però io lo preferisco perché nel manga è ancora più accentuato quello che è stato il ruolo di Albert nella vita di Candy, perché nell'anime di ciò che passa quasi è importante, però non lo so. Quasi come dire, ah sì, vabbè, sei tu lo zio William, ok. Non lo so, mi ha dato questa impressione, anche se non è così, comunque anche là ha la sua importanza, ma soprattutto viene un po' messo da parte il fatto che Albert è il principe della collina, viene quasi, non lo so, non viene considerato come si deve invece. Nel manga, appunto, il ruolo che ha avuto Albert nella vita di Candy è molto più accentuato, molto più profondo, in quanto si capisce appunto che Albert tra tutti quanti è stato quello che
più aiutato Candy e che più in un certo senso è stato vicino, sia come Albert, quindi sia come amico, direttamente come Albert l'ha aiutata, l'ha salvato la vita quando Candy aveva problemi, si trovava, beh, sempre lì, si può dire che Candy piange e Albert, si trova sempre al momento giusto a consolarla, però l'ha aiutata poi anche indirettamente come zio William perché l'ha adottata, le ha fatto conoscere indirettamente comunque nuove persone, le ha fatto conoscere Terence, l'ha mandata a studiare e tante altre cose. Poi infine si scopre che è anche il primo amore di Candy, che è questo principe della collina. Per cui sì, nel manga la figura di Albert secondo me ha più importanza ed è un finale molto più emozionante. Ed ecco perché, nonostante il manga non vede un'unione tra Candy e Terence, quindi c'è questa delusione, possiamo dire, sinceramente io preferisco questo finale. Preferisco appunto il finale del manga con Candy ed Albert, perché poi alla fine dico io, Albert è un bel tipo. È un bel tipo, è giovane, è interessante, è ricco, ha il fascino, possiamo dire, comunque dell'uomo maturo, perché in quanto è più grande di Candy ed è più grande anche di Terence, poi è abbastanza spirito libero come Terence, però comunque è più assennato sotto alcuni punti di vista, gli piacciono gli animali, gli piace viaggiare, ha un sacco di interessi, quindi secondo me non c'è niente di male a rimanere con Albert. Quindi io propendo per questo finale, il finale del manga originale, nemmeno quello italiano, il finale del manga originale. Anzi, chi magari ha letto il manga italiano, consiglierei di leggerlo originale, vabbè, chissà, in giapponese, io in inglese lo devo leggere, lo posso leggere, perché comunque ci sono, nella versione italiana ci sono alcune censure, quindi nella versione italiana del manga. Io non ho letto tutto il manga in inglese, giusto qualche cosa, però lo leggerò quando mi dimenticherò un po' di Candy, lo leggerò, ma consiglio di leggerlo perché ci sono appunto alcune cose che sono state tolte nel manga italiano. Parlando sempre di manga, anime, differenze, cose che mi sono piaciute di più e di meno, un'altra cosa che mi ha molto deluso è come è stata affrontata la morte di Steer. Devo dire che in realtà mi è piaciuta molto di più nell'anime l'addio che Steer fa a Candy invece della morte, perché Steer, dato che decide di partire per andare in guerra, perché comunque Candy affronta anche il tema della Prima Guerra Mondiale, un tema importante, fa vedere come le varie persone reagiscono, il dolore che si prova, i morti, e ci si chiede spesso e volentieri, ma è giusta questa guerra, si deve combattere per questa guerra, si deve morire, e altre persone come Steer appunto che pensano che non possono stare con le mani in mano, nonostante non abbiano, possiamo dire, l'obbligo di combattere perché la guerra in America ancora non è arrivata, però persone come si decidono di andare a combattere proprio perché non ce la fanno a stare con le mani in mano a vedere gente che muore senza dover fare niente. Quindi il ragazzo sceglie di partire, possiamo dire quasi cioè, senza dire niente a nessuno, anche se comunque aveva già espresso il desiderio di andarsene a combattere. Prima di partire, però, va a salutare Candy, che a sua volta sta partendo per andare a trovare Terence. Nella versione del manga, Steer non dice vada Candy, le dà un regalino, un piccolo carillon. E Candy però avverte che c'è qualche cosa che non va, ma non riesce a capire. Steer, in un certo punto, sembra quasi intenzionata a volerle dire che se ne vuole partire. Infatti inizia a dire Candy, io. E Candy però è già salita sul treno in partenza, che anzi sta partendo, e dice no Steer, non ti sento, cosa dici? E Steer pensa, no Candy, volevo solamente dirti addio. Nella versione dell'anime è un addio ancora più bello, soprattutto perché non è un addio fatto, diciamo, strappalacrime, non so, nel senso, in questo senso qui, non lo so, tipo Candy che fa, no, Steer, ti prego, non partire, Steer, non puoi andare a farti uccidere, Steer che a sua volta dice, no, Candy, io ci tengo ad andare, non posso stare con le mani in mano, me ne devo andare, devo partire a fare la guerra, e Candy, no, Steer, ti prego, quindi non è un film con lacrime, pianti, urla, grida, no, è un film molto molto tenero, possiamo dire, perché Steer appunto va da Candy, le dà questo regalino e le dice, mentre ne parte, dice Candy, volevo salutarti, ti volevo dire addio, non ti dimenticherò mai, Candy, sei stata una buona amica, tant'è che Candy non capisce, avverte che Steer è un pochettino strano, però non capisce, dice, ma perché mi dice così? Gli dice infatti Steer, vabbè, ma tanto ci vedremo, non è che non ci vedremo mai più, ritornerò, però lui continua a dire queste cose e secondo me è un finale molto carino, molto tenero, perché non è appunto strappalacrime, troppo mezzo, però ti fa emozionare, quasi un finale da lacrimuccia, soprattutto perché lo spettatore immagina quello che potrebbe.
cadere a stiro, e poi è anche accentuato dalla bella colonna sonora. Quindi Sesso in Questione, però, non mi ha fatto la scena della morte di Stir, perché secondo me è stata affrontata male. Perché quando Stir muore, viene colpito mentre si trova sugli elicotteri, no, elicotteri, aerei. Non mi viene il nome, vabbè, comunque gli aerei da combattimento, viene colpito a morte, mentre affonda. Che succede? Succede che Steve pensa a Patty, e no, va bene, ci sta, dice, va bene, Patty, la ragazza di cui lui è innamorato, ci sta che ci pensa nell'ultimo momento della sua vita. Il fatto però che pensa anche a Candy. Allora, io ora dico, va bene, Candy, tu sei la protagonista dell'anime, e ok, sei l'amica di Steve, ma Stir ha anche un fratello che si chiama Archie, e il fatto che non viene assolutamente nominato. Allora io posso dire, va bene che pensi a Patty, può anche andare bene che pensi a Candy, ma è possibile che in punto di morte tu non pensi a tuo fratello Archie? Cioè, è come se non esistesse niente, Archie, boh, chissà dove è finito, non si sa. Non mi è piaciuto per niente, dico, vuoi nominare Candy, vuoi nominare Patty, ma nomina anche Archie, è tuo fratello, che cavolo, non mi è piaciuta già questa cosa. Poi, quando è il momento del funerale, si vedono i quattro ragazzi, quindi Annie, Archie, Patty e Candy, davanti alla tomba di Steve, e si vede solamente, diciamo, l'unica persona che si vede un pochettino soffrire è Patty, che si vede piangere disperata vicino alla tomba di Steve, e solamente Candy che pensa con le lacrime agli occhi: Steve, eri un grande amico, non dovevi morire, ti voglio bene, cose così. Però per il resto, non so, è abbastanza fredda come cose, soprattutto Archie che è fratello, niente. Non lo so, forse che dici, ah sì, davvero è morto mio fratello, non lo sapevo, ma Stira era mio fratello, davvero. Cioè, indifferente, non lo so, non rende proprio. E io pensavo di emozionarmi, perché comunque Stira è un personaggio che a me piaceva. Quando infatti ho letto con la sua morte ne manca, mi sono emozionata, ho detto, se sarà così anche nell'anime, sarà comunque, sarà bello. E invece no, mi ha deluso profondamente, perché è trattata con molta freddezza, secondo me. Nel manga invece è diverso, perché prima di tutto, quando Steve muore, nomina solamente Patty, e quindi dice, va bene, anche qui non nominarci, però non ci mette in mezzo Candy. Dico io, vabbè, nomina Patty, però diciamo è la ragazza che ama, non ci mette in mezzo Candy, che sinceramente in quel frangente c'entra meno rispetto al fratello. E poi quando c'è il funerale, oltre che qua Candy non è presente perché la zia Harry non la vuole, però Candy dice una cosa bella, dice, sinceramente ho preferito così, perché il fatto di non averlo visto sottoterra mi fa pensare ancora con più sicurezza del fatto che si possa stare comunque nel cielo, possa vagare nel cielo, e non che si trovi sottoterra, quindi sotto metri e metri di terra, quasi, quasi rinchiuso, incarcerato in un certo senso. Però il manga è bello perché affronta quelli che sono i dolori delle due persone che più soffrono tra i quattro amici, ossia Patty ed Archie. Si vede come Patty soffra dando completamente di testa, perché inizia, urla, piange, dice cose come io voglio raggiungere, lo voglio raggiungere, non posso vivere senza di lui, voglio morire anch'io, voglio morire anch'io. E si becca anche un sonoro ceffone da parte di Candy, anche una bella sgridata. Per cui come perda completamente la testa. Dall'altro invece si vede quello che è il dolore di Archie, che è il fratello, ricordiamocene, quindi dovrà soffrire un pochettino. Invece il dolore di Archie è un dolore molto più tranquillo e silenzioso. Archie soffre in silenzio, non fa come Patty che dà in escandescenze. E in effetti, proprio in una sequenza dove Patty sta urlando, piangendo, e gli altri cercano di tenerla ferma, Annie si gira verso Archie e dice, Archie, vienimi ad aiutare, però vede che lui è rivolto in ginocchio verso la tomba di Steve. Ed Annie pensa, stai parlando con lui, vero? Poi Archie, dopo un po', si ritrova da solo e inizia a pensare, ho perso un grande fratello, il dolore per la sua perdita mi accompagnerà per tutta quanta la vita. E inoltre c'è una scena bellissima, una scena disegnata molto molto bella, dove Archie è vestito con gli abiti tipici scozzesi e con la corna USA, e dice, Sir, e pensa più che altro, Sir, lo so che dopo la morte di Anthony noi avevamo promesso di non suonare mai più la corna USA insieme, perché suonarla in due sembrava strano, visto che noi comunque la suonavamo sempre in tre, però questo è una situazione diversa, una situazione speciale, e quindi per te Sir e per te Anthony. E inizia a suonare
suonare la cornamusa, ricordandosi tutti i momenti passati insieme al fratello e insieme al cugino, momenti che, come dice lui, bellissimi, ma che purtroppo non potranno mai ritornare. E io dico, cavolo, questo è un finale, cioè un finale, questa è una bella scena, perché scusa, muore una persona, va bene, Candy, puoi soffrire quando vuoi, ma c'è la fidanzata da un lato, ma soprattutto c'è il fratello dall'altro. Archie è il fratello, è tra tutti e quattro. Per quando Candy possa volere bene a Steve, per quando Patty possa essere innamorata, per quando Annie appunto possa essere amica, ma è Archie quello che soffre di più, è il fratello. C'è cresciuto insieme, ci ha passato tutta la vita, cioè tutta la vita, fino a quando non è morto, e vuoi che non deve soffrire, no, giusto? Non è che può farlo passare come se niente fosse. È normale che abbia queste reazioni, ed è molto molto più bello la versione del manga. Il manga appunto ti fa emozionare, ti fa sentire la mancanza di Steve, perché ti fa capire come soffrono queste due persone. Noi invece nell'anime è quasi come se niente fosse. Ecco perché io ho detto, io preferisco di gran lunga la versione del manga della morte di Steve. E poi che altro dire? Vabbè, altre differenze, solamente diciamo differenze forse di rilievo, diciamo così, è il fatto che, come è normale per tutti quanti gli anime, che ci sono alcune cose, alcune puntate riempitive, quelle puntate che sono messe apposta per allungare la serie, ma che in realtà non aggiungono niente alla trama originale. Sono puntate che, se una persona guarda solo l'anime, non ti fanno nulla, però se una persona ha letto anche il manga come me, diciamo, risultano un po' pesanti, non noiose, non fastidiose, però un pochettino pesanti, soprattutto perché magari un evento importante nel manga accade in una pagina. Per arrivare allo stesso evento nell'anime ci vogliono probabilmente 10 puntate, però vabbè, niente, poi alla fine comunque si vedono molto, molto tranquillamente, e basta. Ho detto io in generale Candy sì, mi è piaciuta molto, non completamente, perché comunque possiamo dire, da un certo punto di vista, per i miei gusti a volte un po' troppo melenzo, un po' troppo retorico, e anche soprattutto non mi piace il fatto come veniva trattata Candy, perché veniva quasi descritta come una persona senza la quale il mondo non potrebbe esistere. Io dico, va bene che sei brava, che sei buona, però a volte è troppo perfetta, e alcune volte vengono anche giustificate cose, comportamenti di Candy che non vanno giustificati. Per i miei gusti, appunto, a volte è un po' troppo melenza, a volte appunto Candy potrebbe anche risultare un po' antipatichella, però ho detto, sono gusti da un lato, quindi sono gusti miei, quindi a me, io non amo troppo queste cose troppo melenze, e poi dall'altro lato appunto c'è anche il fatto che io l'ho visto quando era abbastanza, quando adesso che sono comunque grandicella, se l'avessi visto da bambina probabilmente non ci avrei fatto caso, per cui è comunque un anime e anche un manga, sono comunque un anime e un manga molto molto belli, che io consiglio, chi magari ragazze come me oppure più giovani, consiglio di vedere, perché come ho detto Candy mi è piaciuto perché si fa seguire molto bene, infatti sono 115 puntate, a me mi è piaciuto, ho seguito tutte quante le puntate, ne vedevo comunque 2-3 al giorno, anche mia sorella che inizialmente non lo vedeva, poi mano a mano pure lei ha iniziato ad interessarsi a vedere cosa succedeva, e sì, è un manga da vedere perché ti dà anche tutti questi insegnamenti, si fa seguire, è sempre interessanti, sono sempre diversi colpi di scena. E un'ultima cosa, io adoro sia la sigla originale che la sigla, quella lì italiana. E devo dire una cosa, allora, la sigla originale è molto molto bella, bellissima, è sfiziosissima, a me piace cantare, anche se comunque, diciamo, le parole non le so, anche se mi sono viste varie, diciamo, tipo karaoke, mi sono vista la traduzione in inglese, la trascrizione delle parole giapponesi. E il bello è che quando mi sono andata a vedere le sigle anche della versione inglese, francese e spagnola, la sigla di queste versioni è identica alla sigla giapponese, però ovviamente con le parole tradotte nella rispettiva lingua. E però tanto la sigla giapponese è bella, tanto quella lì di queste lingue perde, perché tu fai il confronto naturalmente con la sigla giapponese e da un lato quindi ti senti la versione originale, quando invece fai sentire la versione tradotta perde, non lo so, non si riesce ad adattare, non risulta bella come quella originale, almeno secondo me. Invece
In Italia è stata fatta una grande astuzia perché non si è tradotta la sigla appunto con la stessa musica, quindi solo traduzione però sigla tale e quale, ma si è fatta sigla, una sigla completamente diversa e che sicuramente, almeno per quanto riguarda me, è molto meglio rispetto alle sigle italiane, le sigle inglesi, francesi, spagnole e via dicendo, perché è diversa, sì, è completamente diversa dalla sigla originale, ma comunque è altrettanto bella, è altrettanto memorabile, quindi una grande astuzia da parte dell'Italia, del Rocking Horse, quindi il gruppo che ha composto la colonna sonora, la sigla per il cartone di Candy Candy, quindi io sto parlando della sigla originale, non quella di Cristina D'Avena. E sì, ho detto appunto, io preferisco questa sigla, questa versione qua, una versione diversa, ma comunque bella, e anche è più originale, appunto, e anche preferisco e mi piace anche molto la sigla originale, che è bellissima. Tutte e due belle, differenti, ma bellissime tutte e due. Se c'è qualcuno che ha visto Candy, cioè se c'è, ci sarà qualcuno che ha visto Candy, sicuramente, sono aperta a tutti i commenti, qualsiasi cosa, appunto, la trama, quali personaggi che preferite, se preferite Terence, Anthony oppure Albert, quale finale vi piace, se è giusto che torni con Terence, se è giusto che invece rimanga con Albert, la morte di Steve, quali sono le scene che vi sono piaciute di più, di meno, cosa vi emoziona, chi vi sta antipatico, chi vi piace, chi non mi piace, insomma, fate tutti i commenti che volete e io vi mando un grande saluto e ci vediamo presto. Ciao! Zucchero filato!